cordiale buon pomeriggio ai nostri telespettatori qui in diretta da Francavilla al Mare. Siamo alle spalle di Piazzale Sirena e di Palazzo Sirena, per meglio dire, dove da pochi minuti è terminato il turno della mattina per quanto riguarda l'effettuazione degli screening. Si ripartirà alle 14.30 e noi, per parlare di questi screening della popolazione a Francavilla al Mare, siamo con l'assessore comunale Luisa Russo, delegata proprio dal sindaco Antonio Luciani a seguire in prima persona proprio lo svolgimento di queste operazioni. Buongiorno assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, quali sono i dati della mattina? Sono dati che sono arrivati proprio pochi minuti fa. Sì, i dati della mattina sono stati tamponate 264 persone e sono risultati 4 positivi. Diciamo che i numeri non sono molto incoraggianti, i numeri di questi ultimi giorni a Francavilla. Se ne è parlato tanto nei giorni scorsi, l'area metropolitana in questa terza ondata, se così la vogliamo definire, è quella maggiormente colpita e Francavilla non fa eccezione in questo caso. Purtroppo siamo sotto stretta osservazione, siamo sotto controllo dell'ASL e della regione, e per le quali quindi occorrerà poi tirare le somme a seguito dei dati di questa settimana. La settimana scorsa si è seguito lo screening per 3 giorni consecutivi, su 1853 tamponi sono risultati 36 positivi, di cui 50% residenti, gli altri di località limitrofe, perché ricordo a tutti che lo screening è aperto anche a persone non residenti a Francavilla. A Francavilla attualmente anche siamo con 233 positivi proprio segnalati dalla ASL, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Invito tutti quindi a venire, perché è importante scovare gli asintomatici, cioè coloro che proprio non hanno sintomi e che possono inconsapevolmente diffondere il virus. Siccome rientra un po' di vento, assessore, io avvicino il mio microfono. Situazione da tenere sotto controllo, da monitorare. Francavilla è una di quelle città in questo momento nella nostra regione dove c'è una particolare attenzione proprio per via della presenza di diversi positivi. Assolutamente sì, siamo veramente sotto osservazione, pare che sia arrivata anche la variante inglese, che ha la caratteristica di essere maggiormente aggressiva e di avere una maggiore capacità di contagio, e questo sta facendo aumentare questi numeri, quindi siamo sotto osservazione, vediamo cosa succede. Siamo per il momento ancora in zona gialla, ma invito tutti alla massima attenzione, massima prudenza e a comunque venire a effettuare lo screening. Tra l'altro, proprio nei giorni scorsi, anche ai nostri microfoni, il direttore generale della ASL di Chieti, Scholl, aveva parlato proprio di questo fatto, di come le città dell'area metropolitana stiano pagando in questo momento il prezzo più alto in quanto a positivi. E a proposito, assessore, a Pescara, per esempio, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le scuole, oltre a quelle ovviamente superiori, che erano già state chiuse dal governatore, dal presidente della regione Marsilio. A Francavilla state pensando a qualche provvedimento analogo? Al momento il sindaco sta monitorando la situazione, ma sempre in contatto con i dirigenti, con l'ASE e con la regione. Lui è dell'idea di non chiudere le scuole o comunque di applicare le regole vigenti per le zone, per la zona in cui ci troviamo. Siamo in zona gialla, le scuole possono restare aperte, quindi si applicano le norme dettate dal governo e dalla regione. Questo è il suo orientamento. Ci sono alcune classi in quarantena, la situazione sembra essere sotto controllo, perché tutto sommato i protocolli nelle scuole sono abbastanza efficaci, quindi diversamente magari si potrebbe rischiare di mandare in giro i ragazzi e diffondere ulteriormente questo virus. Siamo comunque sempre a stretto contatto con i dirigenti scolastici. A proposito, ha un po' anticipato, assessore, la mia domanda per quanto riguarda le scuole della città. Ci sono delle classi in quarantena, però è una situazione, diciamo, analoga a quella di altre città, non c'è un problema particolare in questo senso? Sembrerebbe di no. Una sola classe ha 4 ragazzi, 4 studenti positivi, quindi è l'unica classe, insomma, che ha preoccupato un pochino, che ovviamente è in quarantena ormai da diverso tempo. Per il resto non sembra che si sia diffuso questo virus tra gli altri compagni delle classi.
Alfredo, linea a te per qualche considerazione o domanda con l'assessore. Sì, io invece faccio un passo indietro rispetto alla decisione presa dal presidente Marsilio per quanto riguarda le zone rosse, sono tre i comuni attualmente zona rossa in Abruzzo. Volevo chiederle se insomma Francavilla da osservata speciale ha i numeri perché si possa pensare arrivare addirittura a un provvedimento del genere anche per Francavilla, oppure se tutto sommato la situazione, nonostante i contagi in aumento, è ancora sotto controllo. Ma al momento sembrerebbe ancora sotto controllo, però sono comunque 233 positivi ufficialmente dichiarati. Si tratta di persone, fra l'altro, tra loro non di nuclei familiari o di veri e propri focolai, quindi un tracciamento non è ancora completato, cioè non è possibile seguire un tracciamento completo, quindi certamente c'è da preoccuparsi, non forse ancora da essere in zona rossa, però queste sono valutazioni che faranno i comitati appositamente istituiti, che hanno tutti i dati alla mano, e credo che siano valutazioni da compiere anche sulla base delle situazioni negli ospedali, nelle strutture ospedaliere, che sentiamo essere già di nuovo al collasso. Quindi credo che questi sono i dati che occorrerà tenere presente per compiere delle scelte. Altra considerazione invece proprio sui test che state eseguendo, se ci può dare un po' il numero complessivo di quelli che avete fatto fino ad ora e la prospettiva, insomma, se vi siete dati un obiettivo per la fine di questi test. Allora, i tamponi effettuati la scorsa settimana sono stati 1853 e tra questi sono risultati 36 positivi, come ho detto prima, di cui 50% residenti in città e altri nei comuni limitrofi. Proseguiremo fino a venerdì con lo screening. Domani ci sarà un vertice con la prefettura per decidere se proseguirlo anche nel weekend e, in caso affermativo, con quali modalità, cioè se lasciare solo il punto del palazzo Sirena oppure fare come nel weekend del 1 febbraio in più punti della città. Questa è una decisione che verrà presa ovviamente con la ASL e con la prefettura. Paolo, per la fine del collegamento, a te. Sì, per la chiusura del collegamento un'ultima domanda, assessore, lo ha fatto anche prima, vorrei che ripetesse non un appello, comunque una raccomandazione alla cittadinanza perché questi sono giorni importanti e dunque bisogna prestare la massima attenzione e soprattutto utilizzare e rispettare tutte le prescrizioni sanitarie che ci sono. Sì, assolutamente, massimo invito alla prudenza, all'utilizzo delle mascherine, disinfettarsi le mani, mantenere le distanze. Assolutamente sta anche a noi, sicuramente non siamo solo noi gli artefici di tutto, ma sta anche a noi, proprio il nostro senso di responsabilità può far sì che riusciamo a non entrare in zona rossa, quindi l'invito è alla prudenza e anche a venirsi a sottoporre allo screening. Grazie all'assessore Luisa Russo, assessore del comune di Francavilla. Alle nostre spalle Palazzo Sirena, dove alle 14.30, dunque tra pochi minuti, riprenderanno gli screening per la cittadinanza. Da Francavilla è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, a te Alfredo.